Bene, buongiorno a tutti, intanto ringrazio Luca dell'invito e credo, anch'io voglio dire che per me appunto la scoperta di Luca Ferrieri è stato un grande punto di riferimento su quello che è la teoria, della lettura. Temo che non mi inviterà mai più perché ovviamente adesso vi racconterò che cosa è il circolo dei lettori e anche proporrò magari una come prospettiva un po' eretica e poco ortodossa dei gruppi di lettura, ma anche perché io qui all'interno sono un po' una mosca bianca nella misura in cui noi non siamo una biblioteca, cioè il circolo dei lettori non ha un solo libro all'interno. E devo dire che non siamo neanche dei monaci della lettura. Questa è la verità, nel senso che veniamo da una formazione, almeno io vengo, naturalmente parlo al plurale, ma poi perché ho coinvolto in questo, però vengo da una formazione, appunto avendo diretto, fondato e diretto per 10 anni la scuola Holden, avendo appunto lavorato per molto tempo con Alessandro Baricco. Ho una formazione, passatemi il termine, dove siamo più dei registratori di quello che avviene e molto meno abbiamo, delle certezze e dei punti di riferimento. Quello che voglio dire, io non sono così convinta che la carta sia così importante. Per esempio, io sono una grande lettrice sull'iPad e penso che siano importanti le storie. E ovviamente questo è molto, deriva dalla formazione da cui vengo e quindi dalla centralità delle storie, ma secondo me anche da un approccio un po' più light, non, come potremmo dirlo, Vargasiosa inorridirebbe a questo, rispetto alla lettura. Quindi il Circolo dei Lettori nasce nel 2006 e non ha assolutamente libri al suo interno, se non una specie di book crossing, che è molto più crossing, nel senso che i libri se li prendono e poi non li riportano più, ma questo non importa. È una strana formula, nel senso che è vero che è un ente pubblico molto a gestione privata. Nel senso che per esempio noi abbiamo come dire, una libertà di organizzazione, di movimento, proprio perché in qualche modo siamo un'anomalia di ente pubblico, siamo aperti dalle 9 alle 23, dal lunedì al sabato, abbiamo all'interno un bar, un ristorante, il ristorante l'abbiamo dato in affitto, ma per dirvi il bar lo gestiamo in prima persona. Quindi come dire, una cosa che anche questo determina, voglio dire, un approccio diverso. I nostri gruppi di lettura. Noi abbiamo 16 gruppi di lettura, io tra l'altro vi ho portato un po' di materiale, che sono strutturati per argomento solitamente, ma sono, voglio dire, molto liberi. Perché in quello che è il presupposto un po' del circolo dei lettori è quello di anteporre secondo me, il dovere centrale in questo momento della cultura, che è quello di far comunità. Cioè, anteponiamo in realtà a, come dire, un'educazione alla lettura, un'educazione alla comunità, nella misura in cui crediamo che essendosi sgretolati, no, alcuni parametri di incontro, come potevano essere appunto i centri politici, gli oratori, ma le stesse classi sociali, cioè l'essere borghesi, il poter partecipare a Rotary, per dire, cioè quindi una facilità di riconoscersi l'uno con l'altro. Noi cerchiamo di funzionare come dei social network, cioè di riconoscersi per affinità. Il vero obiettivo nostro è quello di permettere alle persone di riconoscersi per affinità. Dopodiché effettivamente facciamo anche un lavoro sulla lettura, ma mi rendo conto, ascoltando poi soprattutto le tue parole, Luca, che siamo veramente un po' eretici perché appunto anteponiamo questo obiettivo. E oltretutto abbiamo, questo sicuramente lo condividiamo, abbiamo un'idea di lettura come palestra, ma anche come
porgere dei contenuti e quindi in qualche modo renderli, come dire, fruibili. Allora, i nostri gruppi di lettura noi ne facciamo 16 da ottobre a dicembre e poi da gennaio a giugno ne riproponiamo altri 16. Sono, come dire, non tutti legati alla lettura, alcuni sono, adesso ve ne leggo uno, Signore e signori, i tarocchi. Ora, ovviamente questo è l'antepo, ovviamente è una cosa che parte da Saramago, Shakespeare, però come dire, è un modo per andare a scovare un tipo di interesse che altrimenti non riusciremmo a scovare. Così come per esempio noi non raramente abbiamo degli specialisti della lettura a condurre gruppi di lettura, o perlomeno cerchiamo di non avere degli specialisti della lettura a condurre i gruppi di lettura. Quindi per dire, abbiamo un notaio che conduce un gruppo di lettura, l'anno scorso l'ha fatto sui testamenti, quest'anno... E beh, insomma, i testamenti nella letteratura. Abbiamo diversissimi gruppi in lingua originale, in inglese, in francese, e uno in arabo tenuto dai giovani musulmani italiani. Quindi, come vedete, effettivamente quello che anteponiamo è proprio questo senso del riconoscersi per affinità. Ultima cosa, che credo sia una bestemmia: i nostri aderenti ai gruppi di lettura pagano. Pagano, se vogliono venire, pagano una tessera annuale, che vuol dire, però questo comunque cambia, io penso, anche il tipo di rapporto, nel senso che crea ovviamente anche magari un senso di necessità in più, cioè nel senso di iscriversi a quanti più gruppi di lettura possono per poter sfruttare quello che hanno pagato. Ora, queste un po' sono le caratteristiche, vi dico solo per completare tutte le informazioni, noi abbiamo 45.000 iscritti che comunque girano intorno a questo circolo, e poi abbiamo, anche questo ve l'ho portato, una attività giornaliera fatta di 180 incontri al mese di vario genere e tipo. Io vi ho portato giusto per vedere questo il programma di novembre, dove appunto per dire incontriamo moltissimi autori. Ora, io ho condotto un'analisi sperimentale, invitata da te Luca, ho condotto un'analisi sperimentale sui miei partecipanti ai gruppi di lettura. Perché ovviamente dal 2006, anno in cui abbiamo cominciato, in qualche modo ho visto dei mutamenti. Ora, noi ci troviamo ad attraversare un momento culturale, credo, abbastanza unico, no? Nel senso che quelle che erano le grandi, grandi certezze, no? le produttive della narrazione, sono assolutamente in discussione, no? Se tu pensi, ma questo in tutte le arti, anche nell'arte pittorica, noi stiamo vedendo l'installazione è qualcosa che in qualche modo fa deflagrare quella che era un'idea di arti visive, no? La pittura, la scultura, ma questo avviene, direi, in quasi tutte le arti, e questo sta avvenendo anche nel mondo della scrittura e della lettura. Lo stesso ebook è un fenomeno che in qualche modo fa deflagrare quello che dal momento della scoperta della stampa è stato il nostro modo di produrre libri. Comunque è un cambiamento, è comunque un grande cambiamento anche nel come si scrive. Già scrivere al computer fa sì che noi scriviamo non più in un modo lineare, ma con un processo a montaggio molto più simile al linguaggio cinematografico che a quello che è stato nel tempo il linguaggio narrativo. Ora,
mentre appunto il mondo della scrittura e della lettura è così in fermento, non so se avete letto ieri su Repubblica un articolo di Anna Rita Briganti in cui appunto si parlava di questo fenomeno dei festival. Io ne organizzo uno che si chiama Torino Spiritualità, ma devo dire che insomma non ha sia a che vedere col libro, ma forse parzialmente. Comunque si guardava al fenomeno dell'esplosione dei festival, nel senso che ogni città italiana ha un festival, però d'altra parte noi quest'anno l'editoria ha chiuso con un meno 20%. L'editoria è in forte crisi, la vendita di libri è in forte crisi. Ora, io mi sono così, devo dire, ho collegato poi tutte cose analizzando sperimentalmente i miei gruppi di lettura. Allora, noi può venire chiunque al circolo dei lettori, ma i miei gruppi di lettura non lo vanno a sentire. Continuano imperterriti la loro vita. Può venire Grossman, Pennac, non gli importa assolutamente. Augias, niente. Continuano imperterriti la vita del loro gruppo di lettura, a cui peraltro sono affezionatissimi, e anzi quando cerchiamo di togliere, ecco una cosa che non vi ho detto, i nostri gruppi di lettura hanno, sì, forse ve l'ho detto, hanno sempre un accompagnatore, hanno sempre qualcuno che fa da facilitatore, e anzi ogni tanto noi, io siccome credo nel ricambio, ogni tanto cerco magari di cambiare degli accompagnatori e c'è impossibile perché nascono delle petizioni e c'è impossibile toccarli. Ora, questo fa la cosa che mi ha colpito appunto è vedere come questi gruppi di lettura si consolidano e diventino a sé stanti rispetto al resto della vita del circolo. E allora provo a dare un'interpretazione di quello che può essere un cambiamento avvenuto, ovviamente da un certo momento in poi, no? Mentre appunto in un primo momento io vedevo prevalere, come dire, il fattore proprio della condivisione, del comune, adesso vedo invece il crescere di un protagonismo dei lettori. E collego questo protagonismo dei lettori che ha avulso anche appunto dall'incontro con l'autore a questo processo di democratizzazione della cultura, per cui ormai appunto tutti scrivono, ma nel senso che pubblicano su ilmiolibro.it o in portali, ma tutti leggono e tutti sono in qualche modo diventano autori per qualche minuto, o perlomeno anzitutto una totale sostituzione della critica in qualche modo, ma è come appunto ci fosse un protagonismo del lettore simile, e qui ecco la bestemmia, al protagonismo, a certe forme narrative, in qualche maniera televisive, cioè dove appunto quello che conta è il protagonismo dell'individualità. Ora, questa è solo una suggestione, Luca, naturalmente è un punto di vista particolare, ma in qualche modo è quello che appunto l'osservazione che io facevo. E forse devo dire il fatto che la nostra non sia una biblioteca, questo probabilmente può anche agevolare questo, no, protagonismo, perché per esempio la caratteristica dei nostri gruppi di lettura è quella di tanto non sono lettori necessariamente forti. E soprattutto non sono, per esempio, soprattutto donne, cioè è molto variegato. Allora credo che in qualche modo, in questo momento, almeno in alcuni dei gruppi di lettura, io ho visto proprio questo emergere dell'individualità del lettore, a tal punto che noi abbiamo
anche organizzato, come si fa, non so, degli scout, cioè a un certo punto hanno avuto la necessità di esibirsi, quindi hanno fatto l'orchestra dei lettori. Ora, io non sono abituata a dare dei giudizi immediati sulle cose che succedono, a dire se una cosa è una deriva o una cosa buona. Sono abituata a registrarla e a rifletterci su. Sono di natura molto aperto, molto, come dire, non amo ancorarmi al passato. Ecco, devo dire che questa evoluzione talvolta mi lascia, come dire, stupita. Grazie, io con questo ho finito e grazie dell'invito.